Elisa Tano, dopo il primo esperimento riuscito in quel di Atessa Centro, questa volta vi siete spostati a valle presso la cantina sociale Valle del Sangro, una realtà economica molto importante del territorio che calza a pennello, visto l'argomento trattato, l'uva, il vino, con vari relatori che hanno esposto in maniera molto esauriente le varie tematiche. Questo esperimento è veramente riuscito, Atessa è, quindi è da ripetere e voi lo ripeterete a breve. Sì, questo esperimento è riuscitissimo. Abbiamo iniziato con questo progetto il 24 di ottobre al Teatro Comunale di Atessa con un pienone di pubblico. Questa sera è il secondo incontro e anche in questa occasione la presenza è stata molto, molto numerosa. Venerdì prossimo, il 28, concludiamo con l'incontro sull'olio e in questo caso abbiamo realizzato un po' le attività del ciclo agrario, le attività che si svolgono nel periodo autunnale. Sicuramente l'esperimento è riuscito e proseguiremo anche per il 2015, sempre legando un po' le attività dalle attività agrarie del territorio e nello stesso tempo l'obiettivo è di promuovere le aziende come abbiamo fatto questa sera che nel nostro territorio hanno bisogno del nostro sostegno e della nostra pubblicità. Quindi riuscitissimo l'evento, proseguiremo ulteriormente e andremo avanti nel realizzare i nostri obiettivi. E qual è la differenza nel recuperare le tradizioni del passato, i piatti tradizionali del passato? E come dicevo prima, che accostare i sapori al sapere. Quindi questa sera abbiamo accostato il sapere ai sapori grazie a i relatori che sono sempre disponibili e sono relatori di eccellenza e io invito a partecipare venerdì prossimo presso il ristorante L'Anfora all'incontro riguardante l'olio d'oliva, che è un prodotto del nostro territorio e quindi la Prologo non fa altro che svolgere e raggiungere gli obiettivi previsti dalla nostra associazione, che è quello di recupero del materiale dell'immateriale e della promozione del prodotto locale odierno. Questo è il nostro obiettivo, la nostra finalità e in tale noi ci impegniamo a svolgere. Sindaco Cicchitti, seconda serata dedicata ad Atessa e dopo la prima al Teatro Antonio Di Orio, numerosa partecipazione anche presso la cantina sociale Valle del Sangro. È segno che questa iniziativa può fare molto in quanto a socializzazione, ma anche alla comprensione dei vecchi mestieri di una volta, come per esempio quello relativo all'uva, al vino. È un bel progetto sicuramente da parte della Prologo Val di Sangro che da tempo, a dire il vero, sta lavorando sulle tradizioni e diciamo, sulla realtà rurale contadina del nostro territorio, anche se negli ultimi anni
come sappiamo, ha avuto quella trasformazione industriale. E io credo che sia un progetto interessante da far conoscere, e questa sera appunto abbiamo parlato del vino, dall'uva, come si produce, le difficoltà dovute diciamo alle malattie che solitamente colpisce le vigne, alla storia un po' della produzione del vino, la storia riferita veramente ai tempi antichi. Io penso che questa sera si è trattato di un appuntamento importante, che oltre nel momento in cui si degusta e si gusta appunto un bicchiere di vino, ci lega appunto un processo produttivo, un momento storico del vino. Veramente un bel progetto, c'è stata una larga partecipazione e quindi io incito la Prologa a portare avanti questi progetti che, ripeto, come dicevo, da tempo sta coltivando per quanto riguarda appunto la tradizione contadina. Enzo Pellegrini è questa sera di casa perché a Montemarcone, la località dove lui risiede, e tra l'altro ha collaborato in passato attivamente anche con la Proloco, quindi una serata che possiamo definire perfettamente riuscita, d'altronde come la prima, la testimonianza è data anche dalle numerose persone intervenute a questa seconda serata di Atessa. Sicuramente, mettere insieme più associazioni, mettere insieme il sapere, la cultura con la valorizzazione dei prodotti tipici locali e quindi del territorio, sicuramente è un binomio azzeccato e che quindi riscuote successo. Grazie appunto alla volontà delle associazioni che collaborano alla realizzazione di questi eventi, noi come amministrazione non possiamo che ringraziarle, perché senza di loro sarebbe praticamente impossibile fare tutto ciò che riguarda la promozione del territorio. Un plauso quindi a loro che si impegnano e che danno visibilità al nostro territorio, ai nostri prodotti e che fanno conoscere appunto tutto ciò a tutti quelli che hanno voglia di visitare le nostre aziende. Infatti questa sera stiamo all'interno di un'azienda importante che è appunto la Cantina Sociale Valle del Sangro, che come ci diceva il Presidente poc'anzi raggruppa 18 comuni, quindi un numero elevato di soci che porta avanti un prodotto che è il vino e che praticamente riscuote successo su tutto il territorio nazionale. Data anche la presenza in tutte le manifestazioni organizzate dalla Proloco, sia ad Atessa, qui a Valle, sempre il Pinone in ogni circostanza, l'argomento della sala polivalente calza a pennello, perché stavolta questa manifestazione si è svolta all'interno della cantina, ma non è che la cantina può sempre ospitare i vari eventi che si svolgono durante l'anno. Bah, questa è una domanda che anche all'interno del Consiglio Comunale, quando si è discusso l'altro giorno, veniva sottolineato da parte di chi era contrario a questa iniziativa che realizzare un'opera su una parte del territorio significava dividere il territorio. Io non la penso così. Sono fermamente convinto che realizzare strutture a disposizione delle associazioni, dei giovani che vogliono appunto fare attività sociali, culturali, ricreative e per valorizzare tutto il territorio di Atessa sia una scommessa che vada fatta, e credo fermamente che la realizzazione di un'opera pubblica non c'ha nulla a che vedere con la divisione del territorio, ma è semplicemente un servizio che si vuole dare ad un quartiere che conta appunto 4.000 abitanti e che quindi mi sembra più che logico dare questo tipo di servizio. Il padrone di casa di questa seconda serata di Atessa è Levino Troilo, il presidente della Cantina Sociale Valle del Sangro, che ha perfettamente organizzato questa serata e ha avuto modo anche di presentare la sua azienda, un'azienda di dimensioni piccole se vogliamo, ma molto attiva nel territorio e non solo, vero? Allora, questa cantina sembra una cantina piccola, però è come una botta piccola che fa vino buono. Però ci fanno parte 18 paesi, forse l'unica cantina in Abruzzo che ha tanti paesi. Ecco perché mettendo insieme tante
ogni paese ha una tipologia di terreno e fa un tipo di vino. Mettendo insieme esce un buon prodotto. Ci abbiamo un Montepulciano d'Abruzzo, veramente ottimo, che si chiama il Brigante della Valle. Poi ci abbiamo un Cerasuolo e un Pecorino. Noi abbiamo queste tre tipologie di vino. Quanti soci conta la cantina sociale Valle del Sangro? Adesso ne contiamo 350 con 300 ettari di terreni. Maggior parte di questi terreni sono tutti in colline esposte al sole. Ecco perché abbiamo questi prodotti di alta qualità. Nel corso di questa serata l'enologo, anzi il tecnico, sottolineava che voi ultimamente avete acquisito anche dei lavori nelle Marche e quindi per lo sviluppo, per l'occupazione è un fatto molto importante. Sì, tramite amici ho conosciuto una ditta che si chiama Ciuciu, che in San Benedetto ha 130 ettari di terra, tutte varietà di uva, pecorino, chardonnay, Montepulciano. E lui con questo quest'anno ha voluto, perché comprando l'uva in Abruzzo, portando fuori dall'Abruzzo non è più DOC. Abbiamo fatto un buon lavoro e oltre questo ha portato sulle 30 ettari di terra qua. Questi terreni su Ari, Monte Silvano e Serra vicino a Lanciano. Un altro anno forse fare di più, quest'anno abbiamo fatto solo 5.300 quintali. Però prospettivamente un altro anno forse sarà 10.000 quintali, forse che ne arriviamo a 15.000. Ma ancora c'è un'altra azienda che ha 25 ettari di terra, lo stesso può venire a lavorare a questa cantina. Più un'altra 30 ettari di terra, una signora di Foggia. Come avete visto, questa cantina è l'unica cantina che cresce né che demolisce. Io grazie all'enologo che ci abbiamo e tutta l'equipe dell'amministrazione che ci date, veramente siamo una famiglia. E quando un'amministrazione è una famiglia va sicuramente bene. Thank you.
Oh, ma hai avuto tanti applausi, ecco chi è quella bella fuori. Che cosa?